Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui. I fantasmi sono tornati nella città di Newbury e sono stato chiamato nuovamente per catturarli tutti. Ma questa volta, al posto di disinfestare il treno fantasma, dovrò disinfestare il liceo stregato. Sono veramente super emozionato, raga, non vedo l'ora. L'ultima volta la nostra missione era quella appunto di liberare dai fantasmi il treno fantasma. Oggi, raga, invece abbiamo il liceo stregato. E raga, per chi non sa di che cosa sto parlando, guardate, oh mio Dio. Vi giuro, penso che sia uno dei Lego migliori di sempre. È veramente gigantesco, raga, guardate che roba, è gigantesco. Addirittura non ne sono sicuro, ma forse è un po' più grande del treno fantasma, che già era enorme. E raga, dal retro, questo è come appunto dovrà venire la parte finale, quindi come vedete è praticamente un liceo gigante. E una volta che lo scansioneremo appunto con l'app di Lego tramite il nostro cellulare, si riempirà di fantasmi e noi lo dovremo disinfestare. Praticamente qui, se notate, c'è la parte normale, quindi la parte diciamo non infestata, mentre se noi giriamo alcuni pezzi diventa completamente mostruoso. Ma non è fantastica questa cosa? Oltretutto raga, ovviamente l'app che potrete utilizzare per disinfestare tutti i fantasmi è completamente gratuita, come c'è scritto qua, e potrete scaricarla semplicemente dal link che vi lascio qua sotto in descrizione. E raga, ora che sappiamo cosa dobbiamo fare anche per quanto riguarda il liceo stregato, direi che è arrivato il momento di aprire la scatola e iniziare a montare il tutto. 3, 2, 1. Oh, ma come cavolo ci sono finito qua? Raga, ho dei poteri magici. Aspetta un attimo. Ma raga, un altro Lego? Un altro set di Lego? Il liceo? No, il liceo stregato. Ma che cavolo ho nelle mani? Ma te come ci sei finito qua? Oggi siamo tornati insieme a mio babbo per montare il nuovo set di Lego Hidden Side. Questa volta sai di che cosa andremo... Sai che cosa andremo a montare? Ho visto la scatola. Hai visto la scatola, esatto. Stiamo parlando ovviamente del set del liceo stregato. Uno, raga, secondo me dei set più belli di sempre, perché oltre ad essere uno dei più grandi è anche appunto uno dei più belli. Perché guardate che roba, è praticamente un liceo gigantesco che diventa prima normale e poi stregato. Io direi di non perderci in chiacchiere e iniziare subito ad unboxarlo. E poi raga, ovviamente lo andiamo a montare. Ehi, quanti ce ne sono? È incredibile. Oh mio Dio, ce ne sono altri. Raga, ma quanti sono? Aspetta. Qua ce ne sono veramente tantissimi. Oddio, un altro ancora. E qua abbiamo le istruzioni che sono più grandi di me. Cioè, raga, per farvi capire. Ne abbiamo ancora un altro. Non sono finiti qui. Oh mio Dio. Raga, ma quanti sono? Abbiamo numerato, raga, tutte le bustine davanti a noi in questo momento, dalla prima alla nona. Ci sono veramente 9 bustine. Io non ci stavo credendo. E abbiamo qua tutte le istruzioni per comporre il nostro liceo. Guardate, raga, sei pronto? Ci metteremo un po' di tempo, dai, però per me diventerà una cosa veramente carina. Guardate che roba, raga, è bellissimo. Vai, allora, iniziamo da 420. Questo è il numero della pagina, cosa? Vabbè, iniziamo dalla prima pagina. Ovviamente prendo il primo set. Dovrebbe essere il primo set di bustine, questo qui. Ovviamente, munite di forbici dalla punta arrotondata, iniziamo ad aprire le buste. Appunto, non è arrotondata. Qua non possiamo aver tutto, insomma. Allora, si inizia, vai, te mi cerchi gli oggetti e io li monto, perfetto, mamma mia quanti ce ne sono. Allora, questi qui sono quelli per fare il personaggio, quindi i personaggi li mettiamo alla fine, che ne dici? Sì, buona idea? Sì. Va bene, i personaggi li mettiamo alla fine. E raga, siamo arrivati alla costruzione del primo set, quindi in teoria della prima busta, no, sì, non proprio tutta, quasi, la prima busta, quasi tutta la prima busta. Siamo arrivati a questo punto, non ne ho idea di che cosa ho costruito, lo vedremo tra poco. Pronti a continuare? Let's go! Raga, abbiamo appena finito la prima completa busta su 9 buste. Al momento è venuta una cosa del genere, quindi in teoria abbiamo completamente finito, penso, la base del... No, ok, non abbiamo completamente finito la base. Quasi completamente finito. Sta venendo qualcosa di fantastico, quindi non vedo l'ora di costruire appunto il resto del liceo stregato. Ok raga, finalmente il nostro liceo fantasma ha preso forma. La cosa bella raga è che non è solo la parte fuori quella che compone appunto tutto il liceo, ma se noi lo giriamo al suo interno nasconde veramente un sacco di cose incredibili. La cosa interessante raga è che la parte di Hidden Side di Lego riesce a trasformare questo liceo che sembra normalissimo in un perfetto liceo fantasma. Raga, guardate che roba, ogni cosa che vediamo in qualche modo la possiamo aprire, la possiamo modificare. Addirittura
questa panchina qua sotto, che sembra una normalissima panchina, possiamo ribaltarla e diventano dei denti. Ah, no, aspetta, ho sbagliato. Intendevo ribaltarla e diventano dei denti, regà, è incredibile. Vedete questa campana qua sopra? Esattamente questa, appunto, sotto alla parte più alta del liceo. Se io giro questo coso, gira anche la parte sotto. Regà, è assurdo. È praticamente tutto collegato e tutto serve a trasformare il liceo da liceo normale in liceo fantasma. Ma adesso che abbiamo infestato il nostro liceo di fantasmi, è arrivato il momento di toglierli tutti, anzi di catturarli tutti, utilizzando come l'altra volta l'app di Lego Hidden Side, che se ancora non l'avete fatto potete scaricare direttamente dal link che vi lascio qua sotto in descrizione. È completamente gratuita, non ha virus, non ha niente, regà, è sicurissima ed è gratuita. Quindi vi consiglio di scaricarla, anche se ancora magari non avete acquistato il set, che potrete trovare sempre direttamente in descrizione. Ma detto questo, direi di non perderci chiacchiere, telefono alla mano e apriamo l'app di Lego Hidden Side, raga, non vedo l'ora. E qua, raga, siamo arrivati alla fatidica domanda dell'altra volta: cacciatori di fantasmi oppure fantasma? Quindi praticamente se selezioniamo cacciatori di fantasmi, catturiamo i fantasmi per salvare la città di Newbury. Dato che io sono buono, direi di andare su cacciatori di fantasmi, raga, è il momento di liberarli tutti e adesso dobbiamo selezionare ovviamente il nostro set. Per selezionarlo premiamo sulla lente di ingrandimento e noi abbiamo, indovinate un po', io voglio sapere chi ha la capanna dei gamberetti, perché è la cosa più bella di sempre. Però vabbè, andiamo avanti. Dicevo, noi abbiamo come set ovviamente il nostro liceo, quindi selezioniamo il liceo. Pronti? 3, 2, 1, gioca, let's go. Hai già costruito questo set? Certo che l'ho costruito, sono prontissimo, vai, andiamo avanti. Allora, facciamo rientrare la for... Oh mio Dio, raga, ma quanto cavolo è gigante questa cosa. Ok, ok, sembra funzionare, raga. Oh mio Dio, no, raga, non ci credo. Cosa devo fare? Questo posto è totalmente gloomizzato. Elimina tutto il gloom. Prima però devi trovarlo. Oh cavolo, come l'altra volta, raga, uguale. Ok, ho capito. Allora, cambia i colori. Oh, cioè, come devo fare? Usa la mano per spostare la ruota dei colori sul giallo. Ok, allora spostiamo la ruota dei colori. Tocca sul giallo. Dov'è il giallo? Oddio, ma questo è un topo. Questo è un topo. Vabbè, tocca sul giallo. Dai, 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 dai. Dov'è il giallo? Tocca, let's go. Perfetto, trova il gloom, eccolo. Vai, trovato subito, raga. Mamma mia, oh, ci ho messo un secondo, perfetto. Tutti i gloom sono stati rilevati. Scansioniamo di nuovo, vai, perfetto. Cavolo, è vero, il gioco dove devo far corrispondere. Ok, non ce la faccio mai su questo gioco, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Tocca al rosso, vai, let's go. No, come, questo non è rosso, è vero. Oh, vai, vai, trova il gloom, dov'è il gloom, dov'è il gloom? Dove cavolo, eccolo, vai. Rilevato subito, perfetto. Tutti i gloom sono stati rilevati, let's go. Raga, il gioco dove devi rilevare il gloom è bellissimo. Vai, giriamo, perfetto. Hai trovato una gloomeria. Il gioco dei mattoncini, let's go. Vai, presi entrambi. Tocca al blu, allora dobbiamo girare. Giriamo, non è il blu questo. Giriamo, vai. Trovato, dov'è il gloom blu? Dov'è il gloom blu? Gloom blu, dove cavolo è finito, raga? Non lo trovo, non lo trovo, è qua, eccolo. Vai, perfetto. Tutti i gloom sono stati rilevati, let's go. Spettro blu libero. Scansioniamo di nuovo lo spettro blu. Vai, no, ho sbagliato entrambi. Vai, ce l'abbiamo fatta entrambi, perfetto. Oh, hai degloomizzato il punto, ma c'è ancora qualche gloom. Dov'è il gloom? Cos'è questa cosa, raga? Cosa? Scansioniamo una minifigura? No. Prendo tipo questa figura qui, per esempio. La devo mettere tipo qui nel set. Ok. No, raga, troppo bella questa cosa. Però la devo tipo appoggiare qua. Perfetto, appoggiamola qua davanti. Aspetta, ok. No, stai in piedi questa cosa. Vai, l'abbiamo appoggiata. Tocchiamo. Scansiona, scansiona. Oddio, l'ha trovato. No, raga, non ci credo. Attenzione, gloom individuato. Dov'è gloom? Devo uccidere il fantasma? Devo uccidere il fantasma. Vai, spariamogli, perfetto. Vai, cerchiamo di prendere il punto quello giallo. No, sul riscaldamento. Cavolo, ok. Il bersaglio tondo si rimpicciolisce dopo ciascun colpo. Se aspetti un po' inizierà a ingrandirsi di nuovo. Vai, dopo ogni colpo, raga, si rimpicciolisce questo. No, mi sta lanciando delle cose. Ok, vai, 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 continuiamo a prenderlo. Vai, a pochissima vita, raga, a metà vita. Vai. Poi sì, ce l'abbiamo fatta, let's go. Gloom eliminato, congratulazioni, abbiamo finito? Non ci credo. Quanto abbiamo guadagnato allora? 10 iscritti, perfetto. Da quanto ho capito, raga, gli iscritti funzionano tipo come gli iscritti su YouTube. 93% infestato e abbiamo delle ricompense. E abbiamo catturato questo fantasma qua sotto. Menu principale. Ehi, hai guadagnato abbastanza gettoni da poter aprire una delle mie specialissime capsule. Davvero? Apriamo una capsula, raga. Sono curiosissimo. Cosa succede? Oh mio Dio, che sta succedendo? 104 gloom. 104 gloom, davvero? Wow. 96 spiriti. E poi Geriatric più 32 punti ricerca. E Crazy Thomas con 39 punti ricerca. Un altro Geriatric con 31 punti ricerca. In tantissimi si sono iscritti al tuo canale. Vediamo come te la stai cavando, raga. Ho 38 iscritti. Come vedete, questi raga sono appunto tutti i traguardi e tutti i premi in base agli iscritti a cui arriviamo. A 1000 iscritti cosa c'è? Oddio, raga, mi sa che a 1000 iscritti sblocchiamo l'altro fantasma. Non vedo l'ora di fare tantissime altre partite. Mi raccomando, raga, scaricate anche voi l'app di Lego Hidden Side dal link che vi lascio qua sotto in descrizione e scansionate il vostro playset. In questo caso avevo il liceo stregato. Nello scorso video avevo appunto il treno con la fantasma.
fantasma. Dicevo, scansionate il vostro playset e fatemi sapere quanti iscritti riuscite a guadagnare, raga, sono curiosissimo.